Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa sessione del master dedicata a un tema spinosissimo che è quello dell'analisi degli indicatori LOM. Cercheremo di vedere insieme qual è, diciamo, la genesi che ha portato poi alla definizione delle linee guida appunto per la determinazione degli indicatori LOM. Vedremo un'analisi che abbiamo condotto per analizzare la distribuzione delle imprese italiane secondo alcuni degli indicatori. Vedremo che insomma, sono emerse una serie di spunti interessanti che oggi volevo condividere con voi. Faremo alcuni ragionamenti su quelle che sono le problematiche operative relative all'utilizzo di queste, all'applicazione, all'utilizzo delle linee guida e quindi degli indicatori. E poi andiamo a vedere sempre in maniera molto pratica e concreta cosa succede nel momento in cui andiamo a cercare le imprese italiane sui bilanci del 2021 che sono in linea con gli indicatori calcolati come vedremo. Io innanzitutto vi ringrazio per aver risposto al questionario. Vedo che ci sono almeno 3-4 cinture nere sul tema che prego di palesarsi quanto più possibile con domande, integrazioni, se è il caso, anche attivando il collegamento audio, più informazioni che mettiamo a fattor comune, più condividiamo delle esperienze, e meglio è sicuramente per tutti. Prima di partire a bomba, vi chiedo, faccio le solite domande di rito, cioè se sentite bene l'audio, se vedete in questo momento il mio schermo, mi date delle conferme così verifico che anche la chat sia a posto. E possiamo tranquillamente partire. Grazie Ernesto, Maurizio, Simona, Alessandro, grazie a tutti. Benissimo, vi avviso che per la prima parte utilizzerò delle slide. Queste slide sono già disponibili nell'area documenti della chat, quindi nel boxettino dove vi compaiono delle informazioni potete gestire diciamo questo collegamento. C'è un'area che si chiama documenti, all'interno trovate appunto la possibilità di scaricare il PDF che si chiama Linus Webinar EBA eccetera eccetera, è esattamente il documento che andiamo a condividere insieme. Buongiorno Antonio, buongiorno Domenico, buongiorno Andrea, Luciano e tutti voi. Allora, io partirei da una considerazione di carattere generale, pian pianino così riscaldiamo un po' i motori, semplicemente con una riflessione che probabilmente è chiara a tutti, ma è molto importante tenerla in considerazione perché poi è una guida, un filo conduttore per tutto quello che andiamo a vedere. Cioè, parliamo di indicatori LOM, parliamo di processo del credito, quindi parliamo dell'attività prevalentemente dal punto di vista del sistema bancario. Questo non vuol dire che quello che vediamo non abbia dei riflessi, delle implicazioni per chi si rivolge al sistema bancario, quindi le imprese direttamente o le imprese assistite dai professionisti, però oggi il punto di vista è quello. E dobbiamo ricordarci che fondamentalmente tutto il sistema di regole prevede, che ha avuto una sua evoluzione su cui oggi sicuramente non ci soffermiamo, Basilea 1, 2, eccetera, eccetera. Fondamentalmente si basa su un principio, cioè che le banche, no, nel momento in cui fanno operazioni di affidamento, devono effettuare degli accantonamenti, no? Chiaramente degli accantonamenti che hanno la finalità di proteggersi dal rischio che quel denaro che è stato prestato alle proprie imprese, in questo caso parliamo di finanziamento delle imprese, nel caso in cui appunto non ritornasse, no, al mittente il denaro prestato, ci fossero delle sufficienti riserve, no, a copertura delle potenziali perdite. Ok? Sapete che c'è stata un'evoluzione, prima c'era una percentuale fissa, poi è stata un po' modificata, eccetera, ma ad ogni modo oggi siamo ancora giustamente, no, nel contesto nel quale nel momento in cui viene fatta un'operazione di finanziamento la banca deve effettuare degli accantonamenti. Questi accantonamenti sono proporzionali al rischio che assume l'azienda bancaria, quindi la banca, l'istituto di credito, no? Maggiore il rischio, maggiori saranno gli accantonamenti. Fin qua niente di strano, come da un punto di vista logico e generale, penso che siamo tutti quanti d'accordo che non ci sia niente di strano. Il livello di accantonamenti viene definito sulla base del processo di staging, cioè è come se ci fossero tre cassettini, no? In funzione di una serie di considerazioni e di elementi che andremo a vedere insieme,
si classifica il credito, la singola operazione di finanziamento, non l'azienda, ma la singola operazione di finanziamento, secondo la logica dello stage. Quindi stage 1 sono le performing, quelle che non hanno segnali forti o deboli di criticità, poi ci sono le underperforming, stage 2, e poi ci sono le non performing. Chiaramente, come ho detto, man mano che i rischi aumentano, l'accantonamento è maggiore. Ok? Chiaramente accantonare del denaro per l'istituto bancario è un qualcosa che è molto oneroso, perché vuol dire avere delle risorse bloccate, non utilizzabili, appunto a garanzia di quelle erogazioni effettuate. Ok? Se ci sono domande su questi passaggi che saranno abbastanza veloci, ovviamente mi fermate. Io qui non voglio trattare in dettaglio, anche perché penso di non averne le competenze, tutti gli aspetti della normativa, appunto delle linee di guida EBA, che è la European Banking Authority, eccetera, eccetera. Però volevo dare sicuramente dei riferimenti che sono quelli importanti per poi dare sostegno e colore e forza a quello che andiamo a vedere poi insieme, no? E su questo vi rimando a tre webinar, li trovate anche questi sia sui nostri siti, sia cercando direttamente sul browser, eccetera. Sono tre webinar che hanno affrontato il tema in diverse modalità, sono di libera consultazione. Ce n'è uno fatto con Ivan Fogliata di Infinance e Stefano Carrara e Mario Bianchi, che è responsabile dei processi lato BASF, che come sapete è una grande multinazionale. Un altro che è andato più nel tecnico con Cristian Fusili e con Giuliano Soldi, che appunto tratta in modo più specifico tutto il tema della normativa. E il terzo è un'attività che abbiamo fatto e che oggi in parte rivedremo con Michele Moglia, sempre di Infinance, con l'obiettivo di andare a fare backtesting sugli indicatori LOM, cioè siamo andati a vedere delle imprese che sono andate in default, ne abbiamo analizzato i dati negli anni precedenti per capire se gli indicatori sarebbero stati in grado e con quale livello di precisione di anticipare un pochettino la crisi, che è uno degli obiettivi generali, no? Delle linee guida. Infatti, come vedete qui, l'obiettivo è fondamentalmente quello che è coerente e da cui forse è nata anche poi la spinta per il codice della crisi, cioè quello di promuovere un approccio che fosse molto attivo e proattivo da parte del sistema bancario e che fosse in grado di andare a anticipare i segnali di deterioramento. Dal punto di vista, diciamo, dell'approccio metodologico, penso che non ci sia niente da, diciamo, da obiettare, è sicuramente corretto. L'obiettivo era quello di fare in modo che le banche non si trovassero, no, sprovviste di fronte a una situazione di default e sprovviste perché magari non si fosse fatto un'analisi preventiva di analisi e monitoraggio adeguate. Queste linee guida sono già operative o dovrebbero esserlo. Io poi non conosco ovviamente nel dettaglio i singoli stati di avanzamento delle varie realtà bancarie. Però, diciamo, le normative in vigore dal 30 giugno, non 32, mi chiedo scusa qui per l'errore, ma del 30 giugno del 21, quindi o del 22, adesso non mi ricordo, lo controllo, però è già in vigore di sicuro, chiedo scusa per questo errore. E ha come degli elementi principali una serie appunto di linee guida, che qua sono veramente semplificate all'osso, le trovate appunto nel dettaglio negli altri webinar. Cioè, i principi generali che sono interessanti per noi è che la garanzia reale non è più il criterio dominante per poter fare un'operazione di finanziamento. In passato, no, si metteva garanzia all'immobile o qualunque altra cosa e quella era sufficiente in qualche modo per superare qualunque processo di valutazione. Questo è stato, non dico superato, ma è stato considerato non elemento centrale per il processo del credito. La capacità di rimborso, quindi entra subito in gioco il concetto di flussi finanziari, no? Ma la capacità di rimborso e quindi, no, questo è un pochettino, come si può dire, l'apertura della strada che poi ha portato a consolidare alcuni indicatori importanti come il DSCR, no? Ma la capacità di rimborso, misurata in qualche modo, deve essere non soltanto quella storica, ma soprattutto deve essere quella prospettica. Quindi qua ci sono due derivate prime importanti, no, di questa affermazione, cioè uno che si sposta il focus sul cash flow, cosa che in passato era visto o semplicemente sbirciato, non visto affatto, e l'altro elemento importante è che si mette l'accento su quello che è il concetto di proiezioni, di analisi prospettica, di business plan. Okay?
Queste proiezioni, questo business plan, si dice nelle linee guida, devono essere realistiche e tra l'altro le banche si sarebbero dovute attrezzare per supportare le imprese con adeguati strumenti che non fossero in grado, no, in autonomia di poter elaborare queste proiezioni. Ripeto, io non conosco qual è lo stato dell'arte dei sistemi, no, in dotazione al sistema bancario. Diciamo che ne intuisco la mia personale sensazione, quindi la prendete, la mettete da parte, che al di là di quanto è stato dichiarato ci sia ancora tantissimo da fare proprio per essere totalmente, diciamo, in linea con quello che è un approccio che in qualche modo viene indicato. L'altro elemento fondamentale è quello della creazione di una serie di linee guida per definire degli indicatori in grado di rispondere all'obiettivo, cioè di poter anticipare appunto quello che era un potenziale stato di crisi dell'azienda e nel farlo di non guardare soltanto i dati storici ma anche quelli prospettici. Vi dico una cosa importantissima, cioè che le linee guida non dicono guarda gli indicatori sono questi qui, no? Si calcolano in questo modo, ma dà una serie di indicazioni, di linee guida appunto, che poi in qualche modo deve essere declinato. Quello che abbiamo fatto noi dentro Linus, che è stato frutto di uno studio fatto con una primaria società di consulenza, è andare a vedere tutta questa normativa. Trovate nella I famosa informativa il riferimento al dettaglio della normativa, proprio gli annessi, e declinare in indicatori quelli che sono appunto queste linee guida. Sono stati identificati questi tre indicatori che possiamo scorrere rapidamente, ma che poi andremo a rivedere. Quindi alcuni sono assolutamente, fatemi dire, comuni, no? Già probabilmente analizzati dal sistema bancario, e altri probabilmente sono più interessanti, ma ecco, uno degli obiettivi di oggi è far vedere quanta attenzione bisogna fare nell'applicare un set di indicatori senza capire bene quello che c'è dietro. Sono patrimonio netto sul totale dell'attivo. Questo è un indicatore che, se disponibile in un bilancio, è sempre calcolabile, perché appunto sono queste voci che ci sono sempre nel civilistico, in qualunque situazione contabile, anche se è in formato abbreviato, no? Quindi questo è un indicatore, diciamo, che esisteva già da mo', ma che appunto è sempre assolutamente calcolabile. Finanziamenti a medio e lungo termine sul patrimonio netto, ok? L'EBITDA, va bene, l'EBIT sui debiti finanziari, quindi qua cerca di mettere in relazione la capacità di generare reddito e non cassa in relazione al totale dei debiti finanziari. Debiti finanziari, se volete, un po' un reciproco del precedente con, no, l'attenzione a livelli di marginalità superiore, quindi debiti finanziari su EBITDA. Addirittura entra in gioco il concetto del valore aziendale, dell'enterprise value. Su questo ci sarebbe ad aprire capitoli e ricapitoli. Finisco la carrellata, ma poi andiamo a fare delle riflessioni. L'enterprise value, scusate, per chi non lo sapesse, penso che lo sapete tutti, ma è quanto vale l'azienda, no? Nel suo insieme, e ci sono diversi metodi per poterla calcolare. Qua si fa riferimento alla votazione che prevede il calcolo dell'EBITDA e l'applicazione a questa EBITDA di un multiplo. Chi è esperto tra di voi di operazioni societarie, di M&A, no? Quindi compravendita di società, sa bene che la determinazione del multiplo per la determinazione del valore aziendale è un qualcosa che non dà sicuramente più di un grattacapo, no? Quindi questo è un indicatore che io guardo con estremo interesse, diciamo così. Poi questo valore viene usato al denominatore, quindi nel rapporto EBIT su Enterprise Value. Ci sono degli indicatori, questi interessanti, collegati a operazioni di svalutazione di componenti dell'attivo, quindi crediti circolanti, immobilizzazioni finanziarie, svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Cash flow operativo, cash flow capitale circolante operativo, che come sappiamo, l'abbiamo già visto più volte, è il livello più alto, no? Quindi utile, poi si mettono dentro tutte le poste economiche non finanziarie, e poi il delta del circolante caratteristico, si ottiene questo cash flow. Se si aggiungono i delta degli altri debiti e degli altri crediti, si ottiene il cash flow operativo, ok?
Che è scelto operativo che diventa fondamentale per il calcolo del DSCR in diverse modalità, con o senza cash flow fiscale e così via. Il cash flow operativo viene rapportato ai debiti a breve termine, poi si tengono in considerazione gli indici di liquidità e l'indice di liquidità a breve, il return on asset, quindi il risultato dell'esercizio sul totale dell'attivo, e poi delle informazioni che sono fondamentalmente delle informazioni disponibili soltanto grazie al rapporto con l'impresa. Se io dovessi, anche per rendere subito la conversazione, diciamo, interattiva quanto più possibile, farvi una domanda, no? Legato non tanto alla qualità degli indicatori, tanto chi ci segue ci ha sempre sentito dire che non c'è indicatore al mondo che da solo e neanche insieme ad altri mi possa in automatico dire quanto è bella l'azienda, quanto è cattivo, quanto possa effettivamente poi avere un rischio di default, soprattutto nei casi intermedi, perché le aziende particolarmente messe male chiaramente sono più facili da intercettare e così via. Ma se dovesse tirar fuori subito una riflessione su questo set di indicatori, qual è la considerazione che ci verrebbe da fare? Ci sono degli indicatori anche dal punto di vista dell'utilizzabilità di questi indicatori, quindi degli impatti operativi che tra un secondo andremo a vedere insieme. C'è qualcuno che ha voglia di scrivere qualcosa e dire: ma guarda, belli, però mi sembrano eccezionali, non mi sembrano assolutamente in linea con quello che serve. C'è qualche riferimento, che qualcuno che vorrebbe scrivere qualcosa? Vediamo se avete voglia di collaborare. Oggi mi fate fare il monologo come mi fate fare spesso. Non vedo scrivere nessuno, quindi vado avanti col mio monologo e vi faccio una seconda domanda, magari rende anche più facile la risposta. Cioè, questi indicatori, prima domanda, li possiamo calcolare sempre o no? Sì o no? Sì o no, potete anche scriverlo, insomma, anche a caso, se volete, così mi rendete contento e sicuro che c'è. Ecco qua. Grazie Antonio, ha dato una prima risposta. Erion giustamente è d'accordo sull'approccio, che con tutte le volte che c'è una domanda la risposta è sempre quella, corretto. Corretto Maurizio. Allora, giustamente tutti state rispondendo, no, non sono sempre calcolabili, addirittura qualcuno correttamente dice no, dipende, dipende dai casi. Ed è proprio questo poi il tema. Se andiamo a vedere queste informazioni di qua, finanziamenti a medio-lungo termine. Se è un bilancio abbreviato non lo possiamo calcolare, non abbiamo il dettaglio. Dovremmo avere delle altre informazioni che soltanto nel rapporto diretto con l'azienda è possibile avere, esattamente come per il calcolo puntuale del DSCR, quindi siamo qua sotto in basso, no? Debiti finanziari, questa è una bella definizione, volutamente qui c'è scritto debiti finanziari. Quante volte abbiamo parlato della definizione della PFN, no? Quindi debiti finanziari va bene, ammesso che lo possiamo calcolare, e non sempre è così per i bilanci abbreviati o per i bilanci in cui non abbiamo tutte le informazioni, ma cosa ci andiamo a mettere dentro i debiti finanziari? Mettiamo i debiti verso banche e le obbligazioni, mettiamo anche, no, i debiti verso le controllate, controllanti e quant'altro, quindi qua c'è una variabilità importante dal punto di vista proprio della definizione, che nelle linee guida non viene minimamente, diciamo, le linee guida non vanno in aiuto in termini di chiarezza, perché non danno nessun dettaglio di questo tipo, ma neanche sul calcolo dell'EBITDA, stessa considerazione che abbiamo fatto più volte. Enterprise value, qua, diciamo che il calcolo corretto dell'enterprise value è molto complicato. Ci sono varie considerazioni da fare. Uno, che uno potrebbe dire: guarda, io per default vado a inserire un multiplo molto basso e quindi vado a fare una votazione di natura cautelativa. Va bene, potrebbe essere una strada, poi bisogna andare a vedere come andare a utilizzare questo dato. Secondo aspetto importante è che io possa avere un enterprise value molto elevato, numero indice 100, però poi avere un indebitamento elevatissimo, per cui l'equity value, quindi il controvalore ai prezzi di mercato del patrimonio, essere molto basso. Se io ho una PFN di 90, l'equity value è 10, nonostante l'enterprise value sia 100. Posso avere ancora una situazione in cui ho un enterprise value di 100, però una PFN di 10, e quindi in quel caso avrei ovviamente un equity value di 90. Capite bene che a parità di valore posso avere due situazioni molto diverse, che in parte però, questo va detto, potrebbero essere intercettate quelle altre situazioni da altri indicatori che
invece entrano nel merito del livello di indebitamento. Svalutazioni, queste, ammesso che ci siano informazioni, sono comunque delle informazioni importanti perché vuol dire entrare nel merito dell'affidabilità dei dati e quindi del valore corretto che bisogna andare a considerare delle singole poste. Cash flow di SCR fino a qui, qua siamo messi malino perché se il bilancio è abbreviato non possiamo calcolare di SCR e null'altro di questo. E se il bilancio ha soltanto un'annualità, non possiamo calcolare appunto il cash flow con metodo indiretto perché è impossibile, quindi non abbiamo né il cash flow né anche il DSCR. Ci sono mille altre casistiche in cui appunto questi indicatori non sono affatto calcolabili, ok? Indici di liquidità e liquidità breve, a seconda dei casi possiamo calcolarle, e poi queste altre sono informazioni appunto che possiamo avere soltanto grazie al rapporto con l'impresa. Proprio per fare questo, Maurizio mi fa una domanda interessante e dice: in generale, quali debiti finanziari andrebbero presi in considerazione maggiormente per i rapporti con EBIT e EBITDA e aggiungo anche per il calcolo dell'APFN e così via. Allora, dobbiamo appellarci alla definizione e poi purtroppo non c'è una regola univoca, come abbiamo detto più volte. La definizione parla di debiti finanziari, quindi debiti onerosi, debiti verso i quali l'azienda sostiene un costo in termini di oneri. Quindi il vero lavoro corretto da fare sarebbe scorrere tutta, no, la colonnina dei debiti e laddove c'è un debito appunto che deve essere ripagato e prevede questo debito un rimborso in termini, cioè un pagamento in termini di oneri finanziari, quelli andrebbero inseriti. Ci sono diverse casistiche, diverse prassi, sapete che noi andiamo a calcolare l'APFN in diverse modalità. Sicuramente i debiti verso banche vanno dentro, quasi sempre, non sempre, però quasi sempre le obbligazioni generalmente sono onerose e sono sottoscritte da soggetti esterni all'impresa, quindi andrebbero messe all'interno. Per le altre poste, quindi debiti verso controllate, controllanti, eccetera, eccetera, vanno fatti ragionamenti caso per caso. Faccio un esempio, Maurizio, che è quello dei debiti previdenziali, no? I debiti previdenziali generalmente farebbero parte dell'altro circolante, no? Però può anche succedere che l'azienda ha degli scaduti col fisco, la previdenza, va a negoziare un piano di rientro che prevede un costo in termini di oneri finanziari. Beh, in quel caso lì, quella porzione dei debiti previdenziali è corretto inserirli nei debiti finanziari e quindi andrebbero a concorrere a determinare questo saldo. Purtroppo questo è uno di quei valori che fa emergere tutta la complessità che c'è dietro l'applicazione di indicatori così come sono, perché purtroppo non c'è un'informazione facilmente reperibile che ci consente di fare questi ragionamenti e aggiungo, non sempre si ha il tempo di poter fare questo tipo di attività in maniera così granulare. Ok? Chiaro, Maurizio? Allora, quello che su questo ci ritorniamo. Adesso vi faccio fare una bellissima prova oculistica. Tanto non dovete leggere i numeri, anche perché non li vedo praticamente neanch'io. Mi interessa dirvi quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso tutti questi indicatori, patrimonio netto sul totale dell'attivo, finanziamenti a medio e lungo termine sul patrimonio netto, debiti finanziari su EBITDA e così via. Abbiamo segmentato le imprese per dimensione, no, da 500 a 2 milioni, 2 milioni 15, eccetera, eccetera, fino a oltre 500 milioni, e per modello di business, quindi imprese industriali, imprese di servizi, imprese commerciali, imprese che hanno modificato il modello di business negli anni, eccetera, per andare a calcolare quelli che sono, no, i valori degli indicatori all'interno di ciascun microcluster, perché l'obiettivo era quello di dire: ma io riesco a dire che rispetto a un certo indicatore c'è una distribuzione per cui, no, posso stabilire dei range, no, all'interno del quale sono sicuro che ci sto dentro? Beh, la risposta di questa tabella è no, ok? Nel senso che la variabilità è talmente elevata per cui a fronte di una media, prendiamo un esempio di 32%, ve lo leggo io, potrebbe essere anche 33 perché non lo vedo neanche io bene, ho una varianza, una deviazione standard di 20, quindi vuol dire che per questo panel imprese sopra 500 milioni, per il totale di 295 imprese, io ho dei valori del rapporto patrimonio netto sul totale dell'attivo che può andare in media da circa 13 a 53. Capite bene che non è un range, qua dentro ci metto veramente di tutto, no?
e se vado a vedere i microcluster trovo delle variabilità ancora più elevate. Ora, perché abbiamo fatto questo ragionamento? Per dimostrare anche con i numeri la solita considerazione che se io ho una distribuzione dove negli assi metto qualsiasi cosa e ho una serie di puntini che rappresentano la posizione delle singole aziende, ha senso diciamo, lavorare su un valore medio, no? Quindi su una correlazione, su un legame funzionale tra le due variabili nel momento in cui c'è poca dispersione. Quando ho tantissima dispersione, come in questo caso, questo valore centrale non ha assolutamente nessun valore, nessun significato. Questa tabella che vi ritrovate, se volete andarla a vedere più nel dettaglio, conferma un po' anche con le evidenze numeriche questo aspetto di qua e lo conferma su tutti i principali indicatori che siamo andati a testare. Ok? Qua c'è un dettaglio, ma lo andate tranquillamente a vedere. Adesso facciamo le finestre, è tutto chiaro? C'è qualche dubbio su questo? C'è qualche domanda? Bene, nel frattempo se qualcuno scrive io faccio in tempo a leggerle. Andiamoci a mettere adesso dal punto di vista della banca, no? O di colui o colei che deve fare questa attività, diciamo, davanti a sé, vi ricordate quel grafico iniziale, quello in cui abbiamo visto che, no, in funzione del rischio assunto gli accantonamenti devono essere maggiori, no? Gli accantonamenti stanno qua sotto, ok? Quindi l'utente, l'operatore, l'organizzazione bancaria deve fare una serie di attività che fanno sì che viene associato uno stage, no? Quindi si fa l'attività di staging, no? Alla singola relazione, ok? E in funzione di questa associazione, con degli algoritmi, si mettono da parte dei soldini per quell'operazione di finanziamento. Ora, quello che a volte sfugge, e su questo chiedo soprattutto alle cinture nere un commento, mi farebbe davvero molto piacere, è che questa attività di staging, proprio secondo la normativa, e anche nella sostanza, andando a guardare nel dettaglio quelle che sono le linee guida, dipende sicuramente da un processo di valutazione che in parte può essere fortemente supportato dalla tecnologia, questo ci mancherebbe, ma alla fine, no, nel momento in cui c'è da prendere e da decidere lo staging, c'è una decisione, no? Famosa comply or explain, quindi mantieni, explain o comply. Cioè, rispetto alle evidenze che possono anche venire con un certo livello di automatismo, poi ci vuole l'omino, per fortuna, dico io, che guarda la posizione e dice: guarda, la posizione mi dice che c'è questa piccola anomalia. La spiego. Nel momento in cui la spiego, vado a rimanere nella mia categoria di prima, ok? Oppure posso anche fare delle altre tipi di considerazioni, ma il concetto di base è che dietro c'è un processo decisionale, cioè non è un processo che può essere automatizzato e tra l'altro le linee guida indicano anche l'importanza di andare a guardare anche gli aspetti qualitativi, di spiegare, di comunicare, di scrivere il perché di determinate decisioni, di determinate cose, no? Quindi quello che comincia a emergere da un po' tutte le cose che stiamo cercando di mettere a fattor comune è che c'è un principio di base che è assolutamente sacrosanto, no? Guardiamo bene le imprese, finanziamole guardandone la storia, il presente e il futuro, ok? Guardiamole attraverso la lettura delle componenti importanti che caratterizzano la vita aziendale, cioè il profilo economico, patrimoniale e quello finanziario. Capiamo in profondità cosa succede a quell'azienda perché poi la banca deve andare a prendere una decisione rispetto alla quale poi ci sono delle implicazioni che sono direttamente, diciamo, che hanno un impatto diretto su quello che è poi la vita aziendale. Ok? Bello, ancora a parole, siamo assolutamente tutti quanti d'accordo. Io chiedo sempre se c'è qualche commento da parte appunto di chi vuole o meglio ancora appunto di coloro che magari sono più esperti anche della materia o hanno anche tanta esperienza all'interno del sistema bancario. So che tra di voi ci sono molti esponenti del sistema bancario, ma il concetto che viene fuori in maniera molto forte è che dal punto di vista teorico gira tutto, poi però bisogna mettersi davanti al computer e andare a decidere cosa fare con le singole posizioni. Ok? Vedo che oggi siete molto pigri, si vede che già si sente, no, nell'aria l'atmosfera natalizia, ma io adesso ci penso io per voi. C'è un'importantissima società di consulenza che ha fatto un bel lavoro
che ha praticamente scritto nero su bianco delle cose che a noi non fanno molto piacere e che parlano di un problema di approccio organizzativo, no? Che organizzativo vuol dire fondamentalmente, lo ricordo proprio dal punto di vista di organizzazione aziendale, persone, processi e tecnologia. Cioè, fondamentalmente quello che è scritto in questa slide in maniera molto puntuale e precisa è che il sistema tradizionale fondamentalmente non va bene, la dico proprio in maniera brutale. Bisogna passare a un sistema di valutazione diverso, evoluto e complesso che sappia mettere, trovare il giusto equilibrio tra le problematiche legate alla gestione della complessità, la necessità di fare appoggio sulla tecnologia, perché sarebbe follia non pensare di fare tutto questo a manina con la penna blu e rossa. E soprattutto delle competenze a livello del personale che poi si occupa di questi processi, no? Io rispetto a 5-6 anni fa sento finalmente che anche tutto il sistema bancario nell'insieme si stia di nuovo rispostando verso l'esigenza di recuperare delle competenze delle, no, delle persone, la qualità delle persone, però ancora spesso e volentieri capita di ricevere le richieste di avere un automatismo totale nei processi di valutazione, addirittura nell'elaborazione immediata e automatica, senza intervento dell'utente, del business plan, no? Io ho letto qualche, adesso leggo delle note, Andrea, l'ho visto un attimino che lo leggo, ho visto un'intervista di un esponente di una banca importante che ha dichiarato, io sono rimasto un po' sorpreso, che la banca è in grado di, per qualunque posizione, anche SAS SNC, di elaborare in automatico il business plan semplicemente richiamando la posizione. Io, insomma, faccio un po' fatica a pensare, non che si sia fatto, perché io a tirare fuori dei numeri, sapete che con Linux è proprio un attimo, lo fai in automatico, potete mettere dei modelli in automatico, eccetera, eccetera. Ma il concetto è essere sicuri che la procedura, la tecnologia non mi deve completare una tabella, no? Cioè, c'ho la tabella col business plan, quindi dal punto di vista normativo sono a posto. Devo essere sicuro che quello che c'è scritto in quella simulazione rappresenti verosimilmente la migliore approssimazione per quel contesto aziendale. Questo in automatico sono pronto a dimostrarlo, no? E a fare qualunque tipo di competizione su questo, è assolutamente impossibile. Ripeto, Linus questo tecnicamente lo fa. Voi potete definire quello che è il modello di simulazione. E già di fatto uno lo elabora in automatico, è l'ideale economico, il patrimoniale, il rendiconto finanziario, no? Gli indicatori LOM, tutto sulla parte prospettica, no? Il DSCR e così via. Ma quelle ipotesi che probabilità hanno di andarsi a verificare, no? E che probabilità c'è che se prendo due imprese all'anno X, quindi 2021, identiche, quelle imprese poi seguono dei percorsi uguali, no? Assolutamente confrontabili. La probabilità è zero. Quindi quello che sto cercando di dire è che bisogna fare una grande distinzione tra quello che è un approccio di processo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, però non lo guardo, no? Rispetto a un approccio che entra nel merito, che è in modo coerente con quella che è la normativa EBA, che dice sì, io faccio o uso una serie di strumenti perché devo capire esattamente quella che è quella determinata situazione, ok? Allora, io vedo una serie di messaggini. Giustamente Andrea mi dice una cosa importante, dice attenzione, ed è coerente penso con quello che cercavo di esprimere, dice la valutazione decisionale è sempre importante, ma risulta fondamentale nelle situazioni in area grigia, soprattutto se i risultati della valutazione dipendono dai dati prospettici che sono per loro natura passibili di variazioni per successivi accadimenti. Andrea, assolutamente corretto. E infatti, attenzione che lo vedremo tra un secondo, se io ho centinaia, migliaia, decine di migliaia di posizioni, è chiaro che io per ogni posizione non ho nessuna possibilità di essere così granulare nel portare a fondo il processo fino alla fine. Non lo posso fare tecnicamente, quindi devo tagliare in qualche modo. Allora, esistono delle metodologie che nel gergo statistico, ma anche nel gergo Linus, sono facilmente implementabili di clusterizzazione, no? Clusterizzazione cosa vuol dire? Vuol dire, vedremo più avanti un esempio, vuol dire stabilire, per esempio, qua la banalizzo anche se non è così banale, che nella mia distribuzione
io delle imprese che non mi presentano nessuna anomalia, verso le quali magari sto rischiando poco in termini di esposizione, eccetera, eccetera, faccio una votazione automatica o semi-automatica, no? One click, qualcuno dice, no? Con un click mi porto avanti. E magari con un click mi porto avanti anche in quelle situazioni in cui evidentemente, no? Ci sono segnali talmente forti che quantomeno quella posizione deve andare ad un altro ufficio che si chiama l'ufficio delle special situation, ok? Il problema qual è? Che devo fare attenzione, no, nel capire esattamente dove mettere queste asticelle e poi applicare ancora dei processi di clusterizzazione nelle altre tipologie di imprese, perché anche in quelle che non sono riuscito a scartare al primo giro, ho tante, all'interno di questo segmento, ho tante diverse situazioni. Anche lì devo essere bravo in qualche modo con un lavoro che può essere fortemente supportato dalla tecnologia a fare un'ulteriore clusterizzazione secondo dei criteri che possono soltanto essere dettati da linee guida interne, no? Che mi consentono poi di approcciare il singolo sottocluster in maniera più veloce, no? Guardate che è fondamentale in questo processo a monte aver definito quello che è la policy del credito, no? Nella policy del credito ci si possono mettere tante cose, no? Io per esempio non vado a lavorare con determinati settori perché sono fuori dal mio perimetro dal punto di vista deontologico, dal punto di vista, scusate, dell'interesse verso armi e munizioni gaming, no? Alcuni le escludono a priori e vado a escludere tutte quelle posizioni dove ci sono, non so, delle problematiche di natura geografica, dei segnali che anche se magari non sono così brutti, le considero come, cioè io devo stabilire quali sono le linee guida e quelle linee guida poi mi guideranno in tutto l'intero processo. D'accordissimo Andrea con la considerazione sul business plan. Qualcuno fa riferimento all'intelligenza artificiale. Ora, questo vi costerà almeno 5 minuti. Quando si tocca il tema dell'intelligenza artificiale, io voglio essere sicuro di spiegare bene un concetto, no? Allora, io non voglio dare una definizione scientifica di intelligenza artificiale, ma il concetto di base qual è? La tecnologia oggi offre delle possibilità che 100 anni fa non c'erano, perché mi consente una capacità di calcolo, no? Una velocità, una capacità di gestione dei dati e anche in quantità nettamente superiore rispetto al passato, che nel passato era impossibile. Okay? Insieme a questo aspetto c'è anche il tema della matematica a supporto dei processi di ricerca, no? O di applicazione dei modelli chiamati di intelligenza artificiale, cioè io alla fine attraverso la tecnologia posso teoricamente avere una quantità infinita di dati che tra di loro non sembrano collegati e non sembrano potermi fornire delle informazioni rilevanti, ma attraverso l'applicazione, la potenza di calcolo, l'applicazione di metodologie di ricerca veramente smart e potenti, riesco a tirare fuori questi collegamenti. Questo è sacrosanto, no? Esiste da sempre, soltanto che oggi si può andare ad applicare con metodologie e con tecnologie sicuramente molto potenti. Però attenzione a un aspetto fondamentale, questo lo dico da statistico, per poter identificare attraverso queste metodologie dei legami, delle relazioni, queste relazioni innanzitutto non devono essere spurie, così come vengono definite, ma devono esistere, no? Perché se io non ho relazioni tra variabili, no? Indipendentemente dal fatto che ho tanti o pochi dati, no? Ma se quella relazione non esiste perché non c'è collegamento, per esempio, tra gli indicatori LOM e l'affidabilità delle aziende, perché non c'è una relazione matematica, anche se sottile e nascosta, io posso applicare tutta l'intelligenza artificiale di questo mondo e non tirare fuori nulla che sia assolutamente valido. Ok? Quando arrivo qui faccio sempre un esempio molto banale, no? Che è quello no? Cioè, quello che cerco di dire, e poi faccio l'esempio banale, è che la tecnologia non è che si inventa delle relazioni, va a scoprire le relazioni che in qualche modo, seppur nascoste, esistono, no? E l'esempio banale che faccio sempre è quello dell'estrazione del lotto. Cioè, se io prendo le mie 10 ruote, con i miei, mi pare che sono 5 numeri, no? Che sono estratti con un processo quasi casuale, ok? Beh, io posso applicare tutta la tecnologia di questo mondo, non c'è niente che mi porta a dire, no, cosa succederà all'estrazione T più 1, perché non c'è una relazione, non c'è modo.
invece, mantenendo gli esempi banali, volessi andare a stimare il numero, adesso mi viene l'esempio sempre in negativo, ma allora si studiavano questi. La mortalità per incidenti stradali nel prossimo semestre, purtroppo quel numero lì, a meno di fattori veramente stravolgenti, è facilmente stimabile, perché attraverso l'analisi delle serie storiche e per una serie di ragioni anche forti dal punto di vista matematico, c'è comunque una numerosità di eventi che si verifica proprio per il fatto che esiste un macrosistema diciamo, esistente e vivo, quindi esistono le auto, no? Esistono, no, le autostrade, esistono una serie di caratteristiche per cui c'è quell'evento che si andrà necessariamente a verificare. Lo posso andare a stimare con una precisione che può essere veramente sconvolgente. Sono due esempi estremi. So che l'intelligenza artificiale, così come viene intesa, è molto di più di questo. Ripeto, oggi la tecnologia consente di fare tante cose, però deve esserci questo tipo di collegamento. Laddove non c'è, diventa molto molto difficile. Per l'elaborazione del business plan, per dare ancora valore alla considerazione di Diego, va detto che cosa? Un altro aspetto fondamentale, cioè che la statistica è molto forte nel momento in cui si lavora sui dati, sulla massa di dati, sulle distribuzioni, no? Quindi, se io dovessi dire statisticamente quale sarà la percentuale di imprese che andranno in default nei prossimi 6 mesi su un panel di 50.000 imprese con ricavi tra X e Y, quel numero, ancora una volta, esattamente come riuscirei per il caso della mortalità, riuscirei a stimarlo abbastanza bene. Quindi a livello di analisi massiva è molto potente l'intelligenza artificiale, ma a livello di singola azienda no. Cioè io posso stimare quante imprese andranno in default, ma dire quali è molto molto più difficile. Ok? Chiusa la parentesi. Allora, in buon conto, poiché le banche vivono con terrore la valutazione relativa al CET 1 e CET 2, chi può intervenire per mantenere la situazione nell'area di minor accantonamento avrà spesso il freno a mano tirato. Andrea, io ti ringrazio tantissimo per questa considerazione. L'ho letta rapidamente. Giustamente, quello che si sta dicendo è, dato che il sistema è mostruosamente complesso, le banche rimangono, no, col freno a mano tirato, cioè cercano di assumersi il minor rischio possibile. Dal punto di vista dell'approccio può essere una strategia, bisogna vedere se poi le metriche che utilizza il sistema bancario per diciamo, andare a intercettare quelle situazioni a basso rischio siano effettivamente quelle che consentono loro di farlo. E là bisogna andare a fare una serie di considerazioni anche di natura commerciale, perché se io mi vado a concentrare soltanto sulle imprese verdi, per intenderci quelle particolarmente buone, rischio di andare a fare un'attività commerciale su imprese che non hanno un fabbisogno, no? E allora, siccome è chiaro che se non rischio, non perdo, quindi se non finanzio, non posso avere default, non posso avere, diciamo, non performing. Però l'attività bancaria presuppone il fatto che ci sia un'attività di rischio, basso o piccolo che sia. E quindi rientriamo nelle solite considerazioni in cui, no, la propensione al rischio poi determina il modello di analisi. Sapete bene che ci sono dei modelli di operatori che vanno a concentrarsi quasi esclusivamente sulle imprese veramente messe male, no? E che sono quelle che il resto del sistema bancario tende a scartare. Faccio sempre il riferimento a General Finance, che è un modello noto, no? Che si va a concentrare con operazioni di factoring su operazioni veramente molto rischiose secondo le metriche di tutti gli altri. L'hanno fatta attraverso un modello che in quel particolare contesto riesce a controllare meglio la rischiosità di quelle situazioni, con numeri che sono, penso, almeno per quello che io sappia, che pubblico, sono assolutamente di tutto rispetto. Quindi la propensione al rischio chiaramente fa la differenza proprio per la determinazione di quella che io prima indicavo come la policy del credito, no? La policy del credito indica anche quello che è il livello di rischiosità che si vuole accettare. Mi capita spesso di parlare con realtà bancarie anche più piccole, dove giustamente dicono: noi nel territorio potremmo fare operazioni anche di parecchi milioni su aziende che sono, per quello che sappiamo noi, per come le abbiamo studiate, assolutamente affidabili, però quel ticket nel nostro bilancio sarebbe troppo indigesto da mandar giù, perché semmai quell'operazione così grossa dovesse andare male, fondamentalmente andiamo a carte 48. E quindi nella loro posizione del credito, poi ci sono anche delle direttive
di Bankit in questo caso particolare, però nella loro posizione di credito c'è l'esclusione di operazioni di un certo importo, a partire da un certo importo in su. Ok? Andiamo un pochettino dietro il computer di chi si occupa questo lavoro. Questo è un estratto di un lavoro vero che abbiamo fatto insieme a degli amici clienti, che ci ha portato a tirar fuori, no? A fare proprio questo lavoro di valutazione, analisi, eccetera. Insomma, questa slide l'ho messa semplicemente per dire che il mestiere è molto, molto complicato. Cioè, qua sono soltanto 15 posizioni e già vengono fuori una serie di riflessioni molto importanti. Vi garantisco che per ciascuna di queste, anche quelle particolarmente, no, belle, no? Quindi quelle che avevano messo totalmente a posto, presentano tutta una serie di complessità. È un mestiere complesso, cioè quello che cerco di dire è che è un mestiere complesso dove, come abbiamo detto, la parte più importante è poi la decisione la posso prendere in un modo o nell'altro con un algoritmo più o meno strutturato o meno strutturato, più o meno sbilanciandomi di più o di meno sulla capacità valutativa delle figure professionali, però alla fine no, tutto dipende da una decisione che può fare assolutamente la differenza tra può avere numeri di qualità oppure no. Okay? Inoltre, e questo è interessante, ci sono una serie di indicatori che sono assolutamente non intuitivi, no? O comunque di segnali deboli che sono assolutamente non intuitivi. Ora, io qui in fretta ve lo confesso, ho preso un esempio che comunque era già diciamo evidente dal punto di vista della rischiosità sui dati storici, no? Però il concetto di base è che a volte ci sono molte posizioni che dal punto di vista di tutti i macroindicatori sembrano assolutamente a posto, poi però ci sono degli elementi nascosti, per esempio l'analisi e la posizione tributaria netta, che mi possono portare a fare una domanda in più. In questo caso specifico, ripeto, partiamo da un'azienda che probabilmente aveva già dei problemi importanti. Vedete che la posizione tributaria netta per questa azienda è passata in 4-5 anni da 1,6 milioni a 8,8 milioni, e poi nel 2020, quindi 2 anni dopo questa analisi, è andata in concordato, no? Chi ha partecipato a tutte le varie chiacchierate che abbiamo fatto insieme ha visto molti esempi in cui, no, alcune bilanci sembrano belli, ma poi sotto sotto mostrano degli elementi che sono assolutamente negativi. Ok? Ripeto, mettere tutte queste cose all'interno di un frullino è possibile, lo vedremo oggi, però vediamo con quali risultati. E su questo vi voglio lasciare un minimo di curiosità, se non vi siete già distratti troppo dopo questa breve premessa, che sta per terminare. Sulla parte prospettica, no? Qua riprendo il punto di Diego, di Andrea, eccetera, sul tema della velocità, del dovere processare grosse masse di dati. È chiaro che è possibile andare a mettere dei scenari prospettici automatici, no? Questo, ripeto, in Linux è possibile, però il rischio enorme è quello poi di fare degli errori o comunque di penalizzare delle imprese perché magari hanno delle caratteristiche, cioè perché magari il modello di simulazione non va a intercettare determinate attività che l'azienda è in piano di fare. Banalmente, è difficile che un algoritmo mi riesca a mettere, diciamo, a stimare quello che può essere il nuovo apporto di capitale dell'azienda, o il fatto che magari è soggetto di un'operazione societaria, o il fatto che magari dismetterà degli attivi, o il fatto che è entrata una nuova commessa che stravolge completamente il profilo dell'azienda, anche in negativo, perché a volte il nuovo business può anche creare qualche problema in più sull'azienda. Ok? Però questo è fattibile e fa parte di tutti gli elementi che la normativa prevede che debbano essere presi in considerazione. Allora, Cristina mi dice giustamente che saluto, le banche comunque per l'analisi obbligatoriamente e giustamente vogliono anche il bilancio analitico. Allora, vero, meno male, siamo contenti, ci fa piacere. Non sono sicuro che sono le banche, nel senso che ancora oggi ci sono molte prassi differenti, ci sono molte banche che finalmente, per fortuna, e anche magari da qualche anno, chiedono la situazione analitica, la chiedono in dettaglio, ma soprattutto la studiano. Ok?
Ci sono realtà che la chiedono, ma poi non sono veramente in grado di analizzarla. Ci sono ancora realtà che non la chiedono affatto, che io sappia, però magari anche in questo è molto interessante vedere che ci sono molte variabilità. Il tema della raccolta delle informazioni proprietarie, quali sono le informazioni proprietarie? Dettagli che sul bilancio non ci sono, situazione analitica, elenco dei concorrenti, dati per simulare business plan, eccetera, sono informazioni qualitative, cambi organizzativi, assunzioni di nuovi manager, cambi societari, eccetera. Sono tutte informazioni fondamentali che è molto difficile all'interno del sistema bancario ordinare e gestire in maniera strutturata. Poi provate a immaginare anche una piccola banca che magari ha migliaia e migliaia di posizioni, quanto è difficile riuscire a tener traccia di tutte queste informazioni, tenendo conto che poi nel processo intervengono diversi ruoli: c'è la persona in filiale, c'è la persona che magari è nell'ufficio centrale ma distaccata a livello regionale, eccetera, eccetera. E proprio per questo l'anticipo, qualcuno di voi l'abbiamo già detto, nel corso del prossimo anno, insomma, anche grazie a una bella collaborazione con un cliente importante con cui lavoriamo da tantissimi anni, affiancheremo a Linus una piattaforma proprio di gestione e collezione delle informazioni che servono per poter fare questo mestiere qui. Si chiama preistruttoria automatica, fondamentalmente. Il concetto è che è tutto un sistema per poter progressivamente, nell'arco della vita del rapporto banca-impresa, raccogliere quelle informazioni che poi consentono di fare queste analisi, elaborare il piano, monitorare la posizione, verificare la distanza che c'è tra quello che è stato dichiarato magari una certa data e quello effettivamente si è realizzato e così via. Però questo è un tema assolutamente, assolutamente centrale. Cristina, e meno male che appunto l'esperienza è che le banche lo chiedono sempre più costantemente. Questa mi dà grande soddisfazione. Perché l'ho inserita? Perché prima parlavo di business plan, no? E di simulazioni, no? E di simulazioni automatiche e della necessità che ci siano queste simulazioni automatiche. Alcune soluzioni che abbiamo un po' intercettato provano a fare questa simulazione automatica, ma la fanno per esempio anche quando non c'è la disponibilità del cash flow, ok? E utilizzano fondamentalmente queste simulazioni anche quando non c'è il cash flow, pure per andare a fare delle proiezioni prospettiche. Questa tavola l'ho messa, l'abbiamo già utilizzata, qualcuno forse l'ha già vista, per dimostrare che cosa? Che utile più ammortamento, che viene spesso utilizzato in luogo del cash flow, non è per niente confrontabile al cash flow. Se io vado a prendere, per esempio, non so, questa azienda di qua, ok? Vedete che il cash flow capitale circolante è negativo per 16 milioni, utile più ammortamenti è zero. La distribuzione dei puntini, tenete conto che se andassimo a zoomare qui andremo a vedere la stessa dispersione, mostra che proprio non c'è questa correlazione. Cash flow capitale circolante fortemente positivo, utile più ammortamenti fortemente negativo. Ok? E così via un po' in tutti i quadranti. Quindi attenzione a utilizzare, diciamo, senza sapere quello che c'è dietro, qualunque forma, qualunque indicatore o qualunque proxy per andare a stimare degli elementi. In più sapete che se vogliamo complicare ulteriormente la faccenda, io posso avere situazioni in cui ho un cash flow negativo, ma perché l'azienda sta crescendo, o viceversa, posso avere una situazione in cui, che potrebbe essere esattamente questa, no? Il cash flow dell'azienda, il cash flow operativo cresce, l'azienda va male perché in realtà in quel momento sta perdendo molto fatturato, quindi scarica il circolante. Quindi ancora una volta bisogna fare veramente molta molta attenzione agli automatismi. Ho già detto, abbiamo già parlato di clusterizzazioni e dell'importanza di andare poi ad avere delle metodologie che non mi obbligano a vedere ogni azienda una per volta, perché è impossibile. Però nel fare questa attività dobbiamo assolutamente tenere in considerazione questi aspetti. Allora, Andrea mi dice che è tutto chiaro.
E poi arrivano delle altre riflessioni, diciamo, relative poi alle problematiche operative di alcuni istituti. Cioè, dice, ci sono delle realtà che fondamentalmente esternalizzano i processi di analisi, per cui arriva il nominativo, lo passo al service esterno che fa smandruppa dei dati e mi ridà dei report che mi dicono determinate cose. Cioè, adesso ho un po' semplificato il commento. È chiaro che il tema è molto complicato perché una volta, se siamo d'accordo sull'approccio corretto, cioè analisi dettagliata, attenta, con le informazioni gestite, simulazioni, cervellone che si mette lì a ragionare, eccetera, eccetera, se siamo d'accordo su questo approccio, poi dobbiamo capire bene come andarlo a calare dentro una realtà organizzativa. E questo non è un mestiere del tutto semplice perché se la realtà è piccola, è facile che no, si riescano a mettere su delle cose che sono veramente virtuose perché i numeri sono piccoli, quindi magari ci sono quei 4-5 cervelloni che hanno una grande esperienza, la passione per i numeri e riescono a smarcare una quantità di numeri che è veramente importante. Però se la dimensione aziendale cresce e cresce in maniera significativa, bisogna un po' trovare delle strade alternative, no? Queste tre alternative in realtà potrebbero in qualche modo passare anche per l'utilizzo di service che fanno determinate operazioni. Dipende poi appunto queste operazioni, cosa, faccio un esempio ancora più pratico. Noi abbiamo delle realtà molto intelligenti da questo punto di vista che attraverso hanno esternalizzato attraverso Linus il procedimento di caricamento, rielaborazione e riclassificazione delle situazioni contabili ottenute dal cliente. No? Ma quella è un'attività operativa, fatemi dire, a basso valore aggiunto, perché la macchina fa gran parte delle cose, se ci sono le anomalie vengono evidenziate e poi qualcuno dietro ci mette la testa e ci ragiona sopra. Quindi questa parte in teoria può essere esternalizzata. Nel momento in cui poi va presa la decisione, sulla base di quel lavoro deve andare a fare qualcuno che chiaramente ha le competenze di cui abbiamo detto prima. Se invece, e vado all'estremo rispetto al commento che è stato fatto, l'approccio è quello di tanti anni fa, in cui c'era il provider che mi dava il report e mi diceva se l'azienda era buona o cattiva, beh, ritorniamo negli errori che abbiamo cercato di mettere in evidenza e che poi hanno prodotto probabilmente anche un po' un disastro sul mondo del credito. Sul tema, poi si fa riferimento al tema delle fintech, su questo magari vi chiedo e capirete perché di riparlarne a gennaio. Perché sapete che c'è stata tutta un'ondata sul mondo fintech che ha lanciato una serie di premesse che poi in parte hanno trovato, diciamo, un po', diciamo, sono state oggetto di un'iniezione di realtà da parte del mercato, no? Perché la gestione del credito non è un qualcosa che si può, abbiamo detto, basare solo sulla tecnologia e si può mettere su nell'arco di pochi anni. È un percorso complicatissimo dove deve crescere la tecnologia, il personale, no? Insomma, è un meccanismo molto complesso che è molto difficile poi da tenere su e che deve crescere con un lento processo di sedimentazione successiva, no? E sappiamo ad oggi almeno che insomma non ci sono stati dei grandissimi risultati proprio perché è un mestiere molto difficile e dove sappiamo anche che dietro qualche puntino di questo tipo ci sta il diavoletto, no? Quello col forchettone che aspetta semplicemente che qualcuno si distragga per potersi inserire e fare proprio la rapina, dico male, o nella migliore dei casi, magari in buona fede e con tutto, no, le migliori premesse di questo mondo, riesce a ottenere della finanza da un sistema bancario che magari non riesce a valutare così come dovrebbe essere valutato quello che è l'effettivo merito di credito di quell'azienda. È un mondo complicato, ripeto, se fosse semplice ci sarebbe un algoritmo, l'avremmo messo nella piattaforma e tutti noi saremmo in questo momento già a pensare ai regali di Natale e non a ragionare su queste cose insieme. Cristina dice, le fintech, guarda che analizza soltanto la parte storica e non la parte prospettica. Anche lì la fintech sono d'accordo in buona parte, ma la fintech è una definizione che un po', ripeto, sta perdendo di valore. Diciamo che chi, banca non banca tradizionale o nuova, guarda soltanto i dati storici, no? Innanzitutto non è compliant con quello che sono le normative EBA, ma poi rientra in quegli errori che hanno caratterizzato il sistema bancario negli ultimi 20 anni, no? Detto questo, non vuol dire che uno si deve mettere
il tavolino a tre piedi, il cappello, la sfera di cristallo per provare a immaginare quello che è il futuro, ma bisogna, l'abbiamo detto tante volte anche questo, andare a guardare la parte prospettica come se si fosse all'interno di un simulatore in cui vado a fare degli stress, no? Vado ad applicare dei ragionamenti per capire qual è la capacità di tenuta di quella realtà. A me non interessa sapere quello che è il DSCR prospettico, sì, lo guardo, va bene, mi faccio i miei ragionamenti, eccetera, ma a me interessa capire qual è il livello di sforzo che è in grado di tenere quell'azienda. Come faccio sempre l'esempio del pezzo di acciaio che viene testato in laboratorio, viene tirato, tirato, tirato per misurare quando è che si rompe. Se si rompe a una trazione molto bassa, faccio dei ragionamenti, no? Se invece ha una tenuta molto elevata, ne faccio degli altri. Poi non c'è azienda al mondo che, anche se va benissimo, non possa saltare nell'arco di qualche anno, no? Qualche anno. Attenzione che sono pochissimi i casi delle aziende che vanno a gamba all'aria dalla sera alla mattina, tolte proprio le truffe, no? Qualcuno dice anche, attenzione, non è vero perché le fintech guardano anche ai conti correnti e fa riferimento alla PSD2, grazie Antonio, vero. Anche lì i dati sono validi e utili tutti, proprio non c'è dato al mondo che uno può dire non lo guardo, non mi interessa, non mi serve. Vanno messe tutti a fattor comune, vanno interpretati. Certo che se io insieme a tutto il modello di analisi ho la possibilità di accedere ai conti correnti, quindi ai flussi reali dell'azienda, ho un bel bagaglio di informazioni che mi possono molto aiutare. Devo saperle gestire perché poi i conti correnti hanno dentro tanta roba, però è sicuramente un'informazione rilevante, molto utile e quant'altro. Lì bisogna capire come andrà il mercato e come si svilupperà un po' questa apertura da parte delle imprese a dare totale disclosure, no, su quelle che sono le proprie operazioni bancarie. Io ho lavorato 10 anni con imprenditori anche molto validi, anzi quasi tutti veramente molto validi. Se devo dire che ne conosco tanti così disposti ad aprire i conti correnti, dico di no, però anche lì è la mia esperienza, no? E sappiamo bene che più l'imprenditore si apre, è più probabilmente debole, no? Però posso capire che in certe situazioni, in diciamo, una collaborazione virtuosa tra banca e impresa, si possa arrivare anche a quel tipo di gestione e che chiaramente costituisce, quindi l'accesso ai conti correnti costituisce un bagaglio informativo assolutamente rilevante. Ma allora questo vale anche per l'accesso ai sistemi di contabilità, all'IRP, prima ancora che alle banche, che ai conti correnti, no? È chiaro che se voi volete valutare l'INUS, voi adesso vedete il bilancio 2021, no? Io ho i dati aggiornati al secondo sul mio sistema contabile e ho tutta una serie di informazioni che voi non avete. Se io avessi bisogno, cioè volessi avere un rapporto virtuoso con una controparte, potrei decidere, personalmente difficilmente lo farei, proprio lo dico come imprenditore, però potrei decidere di condividere proprio queste informazioni, ma comunque non sarebbero sufficienti per azzerare il rischio, ma sicuramente per andarla a mitigare. Ok? Giustamente Cristina, questo ti ringrazio, fa riferimento anche a un altro aspetto che è importante. Cioè, guarda, commentato dicendo, guardate, io ho cercato varie volte di far entrare nel processo di valutazione anche il business plan in cui ho dedicato tanto tempo, che ho dedicato tanto tempo a elaborare, ma le banche non ci hanno sentito. Ora, attenzione a un'altra considerazione. Quando noi ci riferiamo al sistema bancario, e parliamo della banca, non dobbiamo fare, tra virgolette, l'errore di considerare l'omino che abbiamo di fronte come la banca, no? Perché purtroppo, questo lo dico senza che nessuno si arrabbia troppo, le banche, soprattutto quelle grandi, sono fatte da tante persone e il nostro front-end, la nostra controparte diretta, magari è una figura professionale che d'impresa non ne capisce assolutamente nulla. Vi garantisco che gran parte all'interno del sistema bancario, gran parte, se parliamo della piccola e media impresa, no? Dei gestori che si occupano di piccole e medie imprese, hanno una conoscenza delle dinamiche aziendali e di bilancio che è prossima allo zero. Ma non è che è colpa della banca o del professionista che fa quel tipo di mestiere a livello commerciale. È proprio diciamo, una conseguenza del fatto che è una competenza molto differenziante, che le banche non possono avere a disposizione per tutte le proprie filiali. Quindi a volte si ha un interlocutore che non intuisce
e che non percepisce quello che è il valore delle informazioni che in questo caso Cristina sta portando. Diventa molto più critico nel momento in cui dietro quella nostra controparte c'è chi la pensa come lui, e naturalmente Cristina purtroppo è proprio così. E non è la dimensione aziendale, non c'è una correlazione forte tra dimensione aziendale e competenza, anzi a volte è un po' il contrario, proprio perché per le conseguenze, diciamo, dipende anche chiaramente da caratteristiche e logiche che hanno a che fare con la dimensione aziendale. Più grande la banca, più difficile che siano tutti delle cinture nere, no? Facendo riferimento alla questione di questa mattina. Se prendiamo le grandi banche, per quello che ho visto io, se prendiamo, no, le 5, 6, 7 mila posizioni da 50 mila in su, io credo che mediamente quelle siano realtà che siano assistite dai migliori professionisti, che non solo capiscono, ma impongono che ci sia un business plan. Man mano che si va verso il piccoletto, chiaramente questo è un pochettino che cambia. Le linee guida dicono: no, non è una questione di dimensione, non va fatto il business plan soltanto sulle grandi imprese, assolutamente no, va fatto anche per le piccole. Quindi, in questo senso, mi collego a quello che dicevo prima, il modello organizzativo diventa rilevante per capire come far sì che questo approccio sia generalizzato in tutte le, diciamo, le sezioni, no? Le dimensioni aziendali. Diego fa un'altra cosa, scusate, le prendo tutte perché secondo me è molto utile, tanto poi ci rimane soltanto da fare rapidamente la simulazione, la facciamo in fretta. Diego fa riferimento, prima faceva riferimento alla PSD2, adesso fa riferimento alle esperienze di pagamento. Allora, stessa considerazione di prima, grande dato, molto utile, no? Attenzione che se prendiamo i rapporti, quelli diciamo da Business Information, le esperienze di pagamento fanno riferimento a un sottoinsieme minimo delle reali transazioni che effettua il cliente. Quindi boh, sì, ho delle esperienze di pagamento, ma non so effettivamente i tempi di incasso e pagamento del cliente. Secondo, le esperienze di pagamento passate mi aiutano, ancora una volta sono un dato importante, ma non mi dicono nulla su quelle che sono poi le considerazioni future, perché io posso avere un cliente che mi ha sempre pagato perfettamente, all'improvviso o impazzisce, cambia il management, oppure l'azienda va male e non mi paga più. Per cui, come sempre, sì esperienze di pagamento, sì PSD2, sì intelligenza artificiale, ma deve essere tutto gestito in maniera coerente per ridurre il rischio, che non si può azzerare, no? Io mi posso mettere l'airbag, posso mettere, cambiare le gomme tutte le settimane, andare a 90 all'ora, fare tutta una serie di cose. Però alla fine ci sono degli elementi che vanno fuori, no? Quella che è la mia capacità di controllo, e peggio ancora, posso ricevere un'informazione che penso che sia vera e in realtà è fuorviante. Ok? Leggo un commento di Michele sulle soluzioni fintech. Ripeto, io sono d'accordo, nel senso, io sono a favore, cioè sarei un pazzo se non fossi a favore della tecnologia, cioè, per ovvie ragioni, no? Però attenzione, per me soluzione fintech, ma è il mio punto di vista, quindi su questo glisserei rapidamente, non vuol dire niente. Cioè, io ho dei modelli di servizio che sono basati su dei modelli organizzativi che includono tecnologia, persone e processi. La tecnologia vogliamo chiamare fintech? Mi va bene. Se fintech vuol dire togliamo le persone e facciamo tutto in automatico, io personalmente, forse anche per un fatto anagrafico, sono abbastanza scettico, però è un secondo me, no? Tutto qui, che deriva però da un'esperienza di 20 anni su questi temi, no? Se invece fintech vuol dire spingiamo sulle tre gambe del modello organizzativo molto sulla tecnologia, ben venga, anche perché i modelli bancari tradizionali fanno gran fatica ad adeguarsi alle nuove frontiere della tecnologia. Ci sono realtà bancarie dove il dipendente non riesce a mandare un'email, se siamo a questo livello. Così come ci sono realtà aziendali in cui l'email viene ancora stampata su carta e portata al titolare. Quindi c'è tantissimo da fare, va messo tutto a fattor comune, ma è difficile che si possa escludere tutto il resto, no? Ci vuole sempre una questione di assoluto equilibrio. Cristina, rispetto alla considerazione di prima, mi dice che non c'è stato verso di guardare il business plan dialogando con una fintech. Beh, allora io lì glisso, Cristina, perché io penso che un business plan vada visto.
e magari massacrato, no? Cioè, mi spiego bene, cioè, se io lavorassi in banca e mi arriva un business plan, dico wow, che bello, lo guardo, se trovo il classico business plan che parte per la tangente, l'azienda ha sempre fatto 1 milione e mi propone un business plan con 100 milioni, adesso faccio ovviamente un esempio stupido, è chiaro che per me quella pratica tendenzialmente la ucciderei a prescindere, no? Se invece vedo nel business plan ci sono delle ipotesi, come sicuramente sarà stato fatto, coerenti con la storia e coerenti con quello che è quella vita aziendale, io, per me quello è un elemento positivo in assoluto, quindi assolutamente. Antonio conferma il mio punto sulla contabilità, purtroppo all'interno del personale bancario, ma ripeto, non per colpa delle persone, ma per i modelli organizzativi, c'è molta gente che non sa come è fatto un bilancio, non l'ha mai visto, eh? Parlo di professionisti che lavorano nel mondo corporate, perché sono magari più commerciali, no? Sono più commerciali e meno professionali, diciamo, meno competenti. Il consulente è fondamentale, senz'altro, cioè, consulente, il professionista, la professionalità è fondamentale, sono assolutamente d'accordo, Andrea. Maurizio, ti ringrazio, possiamo dare tutti del tu, perché assolutamente il giusto equilibrio tra tecnologia, persone, processi, tecnologia, persone, processi. C'è stata una fase, non so se qualcuno di voi se la ricorda, mi pare una decina, quindicina di anni fa, quando si parlava del vecchio modello carico, no? In cui fondamentalmente si lavorava dando molto valore al ruolo del gestore. No? Che era quello che diceva che una buona analisi di bilancio, analisi in azienda, sono in grado di capire se dare o no quei soldi a quell'imprenditore perché lo guardo in faccia. No? È stata una frase, almeno la raccontano, io poi non lo posso supportare quei numeri, però è abbastanza nota come episodio, no? Come racconto, in cui la banca faceva grandi cose perché aveva concentrato tutto sulla competenza umana. Peccato che poi l'intelligenza umana a volte non viene utilizzata necessariamente a favore del sistema, ma anche, no, scattano meccanismi di moral hazard o di, no, ricerca del beneficio per sé. Per cui questo meccanismo ha fatto sì che poi qualche gestore, no, sempre nelle marce, sfruttando questo meccanismo, finanziava degli imprenditori che non erano del tutto finanziabili, ma perché in qualche modo poi ne avevano un ritorno, no? E da lì l'esigenza di centralizzare i livelli di controllo e non lasciarli più in periferia. Io non so, però qualcuno di voi forse lo può sapere, in passato il potere di firma di un gestore era N volte superiore a quello attuale, proprio perché si dava molto fiducia alla professionalità. Poi, scattati questi meccanismi, giustamente gran parte del sistema bancario è tornato indietro e ha voluto guardare un po' meglio le cose dall'interno, no? E quindi questo è. Allora, vedo che benissimo, mi ha preso tutti i commenti. Il discorso delle situazioni contabili, fatemi fare un piccolo spot a favore di Linus. Insomma, fondamentalmente sapete che noi stiamo sempre più incrementando il numero di casistiche in cui la situazione contabile, comunque formato, PDF, eccetera, venga caricato in automatico e gestito. È un processo lungo, no? Che durerà ancora sicuramente del tempo, però diciamo che già oggi, diciamo, teoricamente siamo su circa il 60% di qualunque situazione, qualunque formato. L'obiettivo di non potremo mai arrivare al 100%, perché se uno, come in alcuni casi succede, prende un pezzo di carta fotografato e lo traduce in PDF, lo carica su Excel, su Linux, chiaramente non può rielaborarli in automatico. Però arriveremo a una percentuale ancora più alta. Ricordo semplicemente che poi anche quelle situazioni contabili scritte nella carta del formaggio, con un po' di lavoro manuale di ricopiatura, possono essere gestite all'interno di Linus. È importante perché se io oggi vado a vedere un'azienda al 2021, sono contento, ma sto parlando di 12 mesi fa, quindi l'analisi delle situazioni contabili è sempre fondamentale nei processi di valutazione. Si è parlato di clusterizzazione portafogli e quant'altro. Questo è un esempio estratto da un'attività reale, in cui si andavano a vedere, no, le produzioni in bonis, stage 1, stage 2, il past due, UTP, le sofferenze, eccetera, eccetera, e si è fatto tutto un lavoro di clusterizzazione che portava ad avere piena consapevolezza di quello che c'era al di sotto di ciascuna posizione, avendo fatto dei lavori di dettaglio, no, laddove c'erano delle code, eccetera, eccetera. Questa tavola l'ho messa per dire che cosa? Che
È necessario, come si è detto all'inizio, lavorare sui portafogli, sulla segmentazione. La tecnologia ci aiuta, ma poi senza la componente umana di tutti questi disegnini ci si fa abbastanza poco. Questo non c'è un breve dubbio. Detto questo, poi il lavoro di analisi, se uno ha le giuste competenze, è anche molto veloce, perché se si è predisposti a lavorare in un certo modo, andare a fare l'approfondimento su una certa categoria è veramente qualcosa anche di bello dal punto di vista professionale, non è del tutto impossibile. Allora, io adesso vedevo un attimo un altro. Esattamente, Andrea mi dà conferma sul fatto che a volte l'autonomia può creare dei meccanismi, diciamo, opportunistici, per dirla bene, no? Allora, quello che volevo fare è andare a fare rapidamente con voi la simulazione, così non mi faccio andare oltre il tempo, però prima vi condivido questo sondaggio. Rispondete, così vediamo se siete attenti. Quindi la domanda è: su circa 250.000 bilanci 2021, quante imprese secondo te sono in linea con gli indicatori LOM? Vediamo se qualcuno risponde, anzi dovete rispondere tutti. Qualcuno mi conosce bene, ho già capito. Ai 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 ai. Fantastico, fantastico. Mi sto godendo le risposte, ancora un minuto, poi la disattivo. Avete votato nel 40%, quando arrivate al 50% almeno chiudo. Vedo che allora siete un po' distratti, oppure pigri. Ancora un attimo. Appena scatta il 32, chiudo, quindi affrettatevi a votare. Eccoci qua, tic e tac. Ancora un attimo. Fantastico. Bene, grazie delle risposte. Ho detto 32, quindi facciamolo scattare, che poi mi dicono eccolo qua. Chiudo il sondaggio e condivido i risultati. Vedete i risultati? Quindi, ops, non so che cosa ho fatto, non so come si fa. Lo vedete i risultati? Sì, lo vedo anch'io. Allora, vedete, le risposte sono molto variopinte, no? Quindi su circa 250.000 c'è chi dice che 125.000 rispettano gli indicatori, il 41% dice 10.000, poi 1.000, poi il 30%, non siete in pochi, meno di 300 imprese, quindi praticamente nessuno. And the winner is, ve lo dico tra un secondo, nascondo il risultato. Vedete ancora il mio schermo, corretto? Perché volevo farvi vedere al volo gli indicatori LOM, li trovate sotto analisi di bilancio, indici di bilancio, indicatori LOM, e ovviamente anche nel business plan, indici di bilancio, indicatori LOM. Quelli che abbiamo visto all'inizio sono qui, per ogni simbolino, cioè per ogni indicatore, vedete, se mettete la I vi dà riferimento alla normativa, ok? Ricordatevi che il numerino più bello secondo me è quello che ci sta qua sotto, che dice anno per anno sul totale di 23 indicatori, quante indicatori l'impresa matcha, cioè per quanti indicatori l'impresa è in linea. Ok? Ora, l'ultima cosa che provo a fare a questo punto è andare a rispondere alla vostra domanda. Lo facciamo insieme e ci divertiamo un secondino. Io mi sono preparato. Mi sono creato un bel filtro che si chiama LOM Master No Red. Praticamente sono gli indicatori che abbiamo visto prima, neanche tutti perché alcuni non sono calcolabili. Quindi partiamo sui bilanci 2021, tutti i vari indicatori con le soglie, e ho scelto di andare a prendere le imprese che non hanno il puntino rosso, perché altrimenti non posso calcolare molti indicatori, no? Voi sapete che il puntino rosso in Linux vuol dire quadra, non quadra, il modello fonte impieghi, no? E quindi vediamo quante sono. Vedete, qua c'è scritto presso 441, applica filtri.
30% ha indovinato. Sono 285 su circa 250.000. Quindi la prima risposta è che se io applico questi indicatori, mi collego al ragionamento fatto prima, magari sono bravissimo ad andare a prendere la coda delle migliori, delle verdi, ma sto pigliando 285 imprese su 250.000, quindi così è praticamente inutilizzabile. Ma la seconda cosa che volevo verificare con voi era se questi indicatori effettivamente prendono delle imprese sane o meno, perché questa è la seconda domanda, no? Per farlo, anche se l'ho già fatto, lo rifaccio con voi, mi faccio un'analisi di questo Master LOM, di questo panel di 285 imprese, così ce l'andiamo a studiare e con i vostri commenti, grande gioia, Luciano, e lo so, grandissima gioia. Sto creando un'analisi delle 285, ok, che vedete fanno complessivamente 2 miliardi, eccetera, eccetera, no? Che hanno queste caratteristiche, bene, che hanno una capacità di indebitamento complessiva, vediamo di quanto, di 520 milioni a fronte di 30 milioni di debiti finanziari sostenuti. Però attenzione, questo numero è bello da vedere, però bisogna capire se poi queste imprese effettivamente vogliono essere finanziate. Il fatto che sono ottime deriva anche dal fatto che magari hanno poco indebitamento. Andiamo a vedere come sono distribuite secondo lo score e poi andiamo a cercare se ci sono delle anomalie che ci sono sfuggite. Allora, guardate qui, questa l'avevo già vista, no? Fondamentalmente applicando quegli indicatori tutti andiamo a prendere imprese praticamente tutte verdi tranne qualcuna che può avere qualche elemento critico almeno secondo il Linus Score, no? Però non prendiamo imprese rosse, questa è una cosa importante. Quindi effettivamente questi indicatori nel loro insieme prendono le imprese migliori. Ok? Andiamo a vedere rapidamente se c'è qualche anomalia che ci siamo persi. Anche se poi penso che siamo tutti d'accordo che se io mi trovo con 285 imprese su 250.000 non ho fatto proprio un grande mestiere nell'ottica di andare a beccare le gialle, per intenderci. Certo, posso fare dei ragionamenti diversi. Quante imprese matchano 10 obiettivi o 23? Quante imprese matchano 22, 21 e così via e fare una distribuzione per numero di indicatori che sono raggiunti, no? Di soglie che sono raggiunte. Vedete, dal punto di vista dei consumi, delle rimanenze sui consumi, c'è soltanto un'impresa che ha 250 giorni di rimanenze, quindi niente di che. Dal punto di vista dei crediti commerciali, Ops Acquedotti ha 487 giorni di tempo medio di incasso da cliente, ci sono le altre che hanno dei giorni elevati, no? Qua dovremmo andare a fare un'analisi ulteriore per capire se è tipico di quel business o se è tipico di... No, se magari l'azienda ha dei crediti incagliati, eccetera, eccetera. Quindi vedete che anche con gli indicatori si vanno a perdere un po' delle informazioni che potenzialmente sono importanti. Debiti commerciali, e qua non mi piace proprio, vedete, qua ci siamo persi qualcosa, no? Ci siamo persi, per esempio, delle aziende che pagano i fornitori anche a 800 giorni, 968, ok? Verso l'EBITDA, vabbè, questi qua sono EBITDA percentuali, quindi va benissimo, eccetera, ma avete visto che comunque qualche piccolo elemento ce l'andiamo a perdere e chiudiamo andando a vedere questa di qua, che mi mostra che queste 285 imprese sono equidistribuite tra servizi, industria, commercio edilizia. Fondamentalmente non c'è nessuna predominanza di settori particolari, assolutamente, no? Quindi non è che vengono predilette alcune imprese che hanno quelle caratteristiche perché appartenenti a un settore. E l'altra cosa che avevo visto in fondo, e con questo veramente chiudo, è che fondamentalmente quella tipologia di criteri applicati tutti insieme di fatto vanno quasi esclusivamente a intercettare le imprese che lavorano sul magazzino ed escludono in maniera prioritaria quelle che invece lavorano sul commesso, che chiaramente richiederebbero dei modelli completamente diversi. Conclusione. Vanno bene gli indicatori, va bene la PSD2, vanno bene le esperienze, va bene tutto, però poi bisogna mettere tutti insieme e con la propria policy del credito stabilire come gestire tutte queste cose. Si può fare anche in modo intelligente, in modo tale che si crea una sorta di imbutone, fatemi dire, butto dentro tutto,
Poi, sapete quei giochi dove si butta la pallina può uscire da tre punti diversi, no? Butto dentro tutto, poi me le vado a sottosegmentare secondo dei criteri che fanno sì che per ciascun cluster seguo degli approfondimenti diversi, e alla fine vado a decidere secondo quello che la normativa dice, cioè guarda la posizione e explain o comply. Quindi mantieni quelle che sono le indicazioni ottenute dall'automatismo oppure vai contro quelle che sono appunto queste indicazioni. Io tendenzialmente non avrei altri argomenti, mi pare che sono un quarto d'ora in ritardo, anzi 9 minuti per l'esattezza, ma sono studente come sempre disponibile per eventuali così dubbi, chiarimenti, volete vedere un'azienda in particolare, gomme per un'azienda specifica? Se non avete domande o altro, io vi do ancora qualche istante per scrivere. Vi ricordo che la presentazione è disponibile nell'area documenti e poi lo sarà nell'area download del nostro manuale, ovviamente sempre liberamente consultabili. La redownload è questa di qua, quindi la 1.7. Andate su Master in Finanza Operativa e vi potrete scaricare la registrazione se vi volete fare del male e riascoltarla, o anche le slide che saranno inserite qui. La prossima sessione la dovrebbe fare il mio socio Stefano Carrari. E poi ce ne sarà ancora un'altra, vado a memoria, mi pare il 20 dicembre, ma comunque il programma è online, dove andremo a vedere insieme a Giuliano Soldi un po' l'analisi dell'assetto societario, con tutta una serie di implicazioni che sono interessanti anche dal punto di vista dell'adeguato assetto, ma non solo, no? A me piace in quel webinar andare a vedere anche come andare a guardare bene. Come andare a valutare l'impresa anche in relazione all'assetto societario, che spesso e volentieri ci consente di fare una distinzione di cui forse abbiamo parlato poco, ma è importantissima, e cioè distinzione tra impresa con la I maiuscola, quindi un'impresa che lavora, trasforma, crea prodotti, servizi, vende e quant'altro, e i contenitori di operazione, che sono tutt'altra cosa. E a volte le due cose si possono un paletto confondere, no? Quindi in quel webinar cercheremo di capire se è possibile, sempre con un certo margine di errore, andare subito a capire se l'impresa, quei dati di bilancio fanno riferimento a un contenitore di operazioni, che come dico spesso non è necessariamente un'accezione negativa. Il contenitore di operazioni è anche la classica immobiliare che prende l'affitto dalla società operativa, no, e c'è l'immobile in pancia. Quella non è che un'azienda a tutti gli effetti, è un'azienda che viene costituita per quel tipo di obiettivo lì, ma ci sono ovviamente altre casistiche molto più succolente. Allora c'è una domanda di Giovanni che dice: ma le lombe sono settoriali? Allora, sapete che Linus ha diverse configurazioni, ha anche indicatori settoriali e quant'altro, e consente poi di andare a definire delle soglie in maniera puntuale anche per quanto riguarda gli indicatori LOM. Fatto puramente commerciale, nella configurazione standard Linus Premium, le soglie e gli indicatori LOM sono standard e indipendenti dal settore. Ok? Grande gioia anche per me. Grazie Andrea, grazie a tutti per i commenti. Niente, a questo punto vi saluto bellamente. È sempre stato un piacere, mi sono divertito, spero anche voi. Se avete bisogno, sapete dove rintracciarci. Niente, ci vediamo alla prossima sessione e comunque no, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Benissimo, grazie ancora a tutti e buona continuazione. Ciao, buon lavoro.